sembra l'odore di quando appena apri un mazzetto di carte nuovo. Mi mancava. Ci siamo. Dopo quasi un anno ce l'abbiamo fatta a rifarlo. Sì, esattamente. È un po' tragico, ho paura. Tragicissimo. Buongiorno a tutti ragazzi, buongiorno, benvenuti in questo nuovo video. Siamo con Marco Sarcone, lo sapete. Grazie. Di là abbiamo già fatto questa tipologia di video, quando a ottobre? Sì, verso ottobre. Una vita fa, in sostanza, in cui facevamo tutti i taste test delle proteine che sono presenti su MyProtein, però attenzione, le più schifose possibili. Esatto. Abbiamo provato tantissimi gusti la volta scorsa e personalmente non me ne ricordo uno, però mi ricordo che facevano veramente schifo. C'era tipo rabarbaro, esatto, che era qualcosa di terribile. Esatto. Nel caso non l'abbiate visto, mi raccomando, andate a vederlo, ve lo metto qua, sopra la testa di me. Sopra la testa mia. Abbiamo ancora una volta tantissimi sample da provare, per cui direi di partire subito. È già tragica. Tanto che prende cucchiaini, Marcone, vi ricordo una cosa importante: tutte queste tipologie, diciamo, di bustine, di sample, li trovate su MyProtein. Sono semplicemente dei campioni da 25 grammi che vi consentono di provare un determinato gusto senza stare a prenderne un chilo. Trovate il link diretto in descrizione anche di questi sample. Ve li metto e poi date una spulciata su MyProtein. Però mi raccomando, non prendete rabarbaro. Non lo prendete, assolutamente no. Primo gusto che proviamo è Summer Fruit. Ah, beh, questo spero che sia. Secondo me non è un brutto gusto. Non è male, sì. Ah, il gusto, beh, non è malvagio, ah, dai. Questo qua devo dire, mi ricorda tanto il narghilè che ho provato in Spagna. Allora, da subito giri. Allora, questi qua sono impact whey normali, non isolate, per cui sono quelle all'82% di proteine per 100 grammi, che addirittura diventano di meno quando sono aromatizzate, per cui è chiaro che faranno più fatica a sciogliersi e inevitabilmente, diciamo, saranno più aromatizzate, ma meno pure rispetto alle isolate o addirittura alle isopro, per cui tenetelo sempre in conto. Assolutamente. Sei? Summer Fruit. Cin cin. Oddio. No. Non è male. Allora, la banana si sente. È buono. È buono. È un buon gusto, devo essere sincero, è davvero un buon gusto. È mix di frutta, probabilmente si sente dietro. La banana fortissimo. Forse un contorno di pesca, anche dato dal colore che è tipo rosino, per cui probabilmente o pesca o fragola, comunque un frutto più rosso. Sì, però l'ho finito io. Di già. Sì, è buono. Io gli do un buon 7. Sì, anch'io, 7 e mezzo ci sta. Come dai. Gusto ve lo consiglio. Prendiamo questo. Allora, questo è cioccolato all'arancia. Ah, sono curioso. Non lo so. Mi hanno detto in tante persone che non è buonissimo, proprio perché è un gusto che si mischia in logica bene mentalmente, in pratica male sulle proteine, per cui... Quindi buono ma non buonissimo. Esatto. Non stiamo mettendo 12 grammi e mezzo come l'altra volta, ingenuamente, che ci siamo affogati di proteine e il giorno dopo era tragica dormire, sì, nella camera. Veramente, ma però un gonfiore della madonna. Eh sì. Marroncino arancio. L'odore sì, è buono. L'odore sì. L'odore sa proprio di cioccolato e di arancia, si percepì... Hai fatto la montagnetta. Ma com'è possibile? Alcuni gusti mi ricordo dall'altra volta che davvero si sciolgono peggio di altri, sì, soprattutto i fruttati. Mi ricordo era cheesecake al mirtillo, forse. Quello era. C'era uno che ti giuro, non mi ricordo, mi aveva fatto fare quella faccia schifata che ti giuro su Dio mi aveva fatto vomitare. Devo rimettere qua la clip. È cioccolatoso sicuramente. Però è. Mamma mia, mamma, ah, no, ma questo qua mamma schifo. Mia che schifezza. Sembra la stessa reazione fatta, ma non è fatta apposta, sale direttamente nel naso, io non ce la faccio a quella. Ti hai messo troppo, hai fatto la tavola. Non è malvagio, secondo me è un gusto che stanca di brutto alla lunga. Questo sì, però un 6 no, è buono. Un 6 sono. Sì, anche io, un 6 pieno se lo merita. Aia, prevedo scoreggio stasera. Allora. Terzo bicchiere, vai, tocca a me. Oh, oppa, dai, questo qua l'avevo già visto. Dai, sì, era un cheesecake. L'avevi puntato con quei gocchi. Cheesecake al limone. Questo qua è buono. Ma questo sì. Sa di tipo crema al limone. Vai, vai, a porta. È proprio vero che le creme si sciolgono meglio, secondo me, delle molto fruttate. Sì, sì, sì. Non so se riesce questa telecamera a mettere a fuoco, però si scioglie abbastanza bene. Proviamo. Vai. Salute. Insomma, questo no. Era meglio di odore che di sapore. Sì, subentra tantissimo l'aspro, sì, alla fine, ma si sente proprio. Sì, sulla gola. Arriva in gola. Io gli do un
5, non sì, merita la sufficienza. Un 5, no, assolutamente. No. Intanto facciamo uno stories per fare dietro le quinte. Che schifo. È giusto essere social anche su Instagram. Seguiteci su Instagram, ve li metto qua. Allora, Golden Syrup Flavor. Oddio. Quindi questo qua è sciroppo golden? Sì, sciroppo dorato, che cazzo di gusto può essere? Beh, dai. Allora, di questo io ho una riserva, perché in realtà ho anche lo sciroppo My Syrup al Golden Syrup ed è buono. Però questo qua sono convinto che sarà un gusto particolare. Dio santo signore. Sembra l'odore di quando appena apri un mazzetto di carte nuovo. Acero barra sciroppo d'agave. Probabilmente sono proprio questi due gusti. Cioè io sto facendo praticamente una mousse. Ce ne ho messa troppa. Sì, è come la tua avena al mattino. Salute. Vai. Buonissimo. Cavolo. È veramente dolce e secondo me non arriva a stancare come gli altri. È simile al caramello salato, che oltretutto avevamo già recensito. Però il caramello salato è molto più blando. Questo... invece è molto più forte. Io magari perché ho messo troppe proteine. No, secondo me è buono. Però gli do un bel 8. Anch'io, 8 e mezzo ci sta, ma anche 9, perché veramente questi gusti qua dolci ti piace? Io penso sempre dopo l'allenamento. Tocca a me. Cinnamon Danish. Questo qua è il danese, che è un dolce tipico, non so se è proprio della Danimarca, ne dubito, però lo usano tantissimo tipo nei film americani, okay. Alla cannella. Ah. Per cui secondo me non deve essere male. Speriamo, buono. Un po' aspro. Questo qua non è male, cannellato, è dolce e cannella. Questi gusti qua pensavo che fossero più schifosi, però ci stanno dando un po' di soddisfazioni. Sì, no, sinceramente sì. Forse è il caso di parlare dopo, però. Non si sente, io non riesco a sentire più da bucchiare. Secondo me è proprio il metallo. Ho perso proprio la roba. Sì. È buono anche questo. È proprio come, come quello della descrizione. Sì. Mi piace perché è cannellato, per cui la cannella a me piace tanto, ma poi non è così dolce come l'altro. L'altro veramente tanto dolce. Questo è un mix, secondo me, è una buona via di mezzo. Buono, buono, anche questo un 8 e mezzo se lo merita tutto. Sì, anch'io un 8 anche questo. Sì. Mi piacerebbe avere un chilo di questo. Aspetta. Ah, bastardone, cambiato. Allora, voglio vedere perché. No, io lo odio questo. Mamma, facciamo venire la febbre. Chocolate mint stevia. Io odio la menta. Ok, anch'io. Io detesto la menta con il cioccolato. Cioè, proprio la odio. Un mix che non mi è mai piaciuto. Mai. Per cui... buona fortuna. Sono certo che non sarà uno dei miei preferiti. No, l'odore non è brutto, sinceramente. Non si sente tantissimo la menta. Esatto, forse sai cos'è che... adesso ti esce verde, Tra l'altro che la stevia, in questo caso, aromatizza in un altro modo. Cioè, al posto di usare no, si sente. Si sente. Mamma mia! Già lo detesto, ti giuro, già lo odio, Io non sono un amante della licorizia, della menta o del... dei sapori forti. Esatto, io ho un bulbo sul cucchiaio, quindi mi sa che lo provo. Oddio! No, questo non si scioglie tanto bene, mi sa. Tocca mangiarlo. Aia! No, che schifo! Vivi, non farlo. No, no, che schifo. C'è tutti i denti marroni. Sputa, sputa. Questo è, napalm. Di più. Fa schifo. Mamma mia, è la bruttezza umana, ti prego. È veleno. Cioè, è davvero velenosissimo. È un gusto irrecuperabile. No, se tutti i cioccolati hanno almeno un sentore di dolcezza, cioè qualcosa che comunque te li fa buttare giù. Questo lo toglie. Questo proprio. Lo toglie del tutto. No, questa è spazzatura. Non dico il peggior gusto come assaggiato, ma ci manca poco. No, no, sì, questo è uno forse dei uno peggiori. Dei peggiori davvero che ci sono su My Protein. No, veramente, terribile. Questo qua non puoi comprarne un chilo, ma assolutamente no. Prendetene un chilo se volete fare un bel regalo a una persona che gradite. Questo finisce direttamente nel lavandino. Cioè, e più voto 3. 2. Devo pulire anche il cucchiaio perché è rimasto tutto. Napolitan flavor. Dai, visto che dovrebbe essere italiano, sono veramente. Ma di cosa sa? Di pizza fritta? Mando un saluto intanto che apro a tutti i miei amici napoletani. E speriamo che ci portate fortuna. Almeno. Io. No, Scusate, napoletani, davvero. Questo non è un gusto che si addice a voi. Se non sbaglio, questo gusto qua è venduto come gelato napoletano. Beh, è una crema. È una crema che a quanto pare è... sì, da Napoli forse. È buono, lo so. Salute. Vai.
No, è un buon gusto. Buono, ah, dopo la menta di prima. Che dolce ed equilibrato, mi piace, non è male, non è troppo sul pezzo, cioè non è molto forte. No, aggressivo no. Beh, non è molto aggressivo, regolare, però regolare, sì. Probabilmente anche qua un chilo è troppo, cioè veramente, prenderne un chilo vuol dire usarlo tutti i giorni, per cui un gusto così dolce stanca alla lunga, non ve lo consiglio. Però gli do un buon 6,5. Sì, un bel 6,5 anch'io ci sta. Salted caramel flavor. Ah, caramello salato, vabbè, l'abbiamo già provato, però riproviamolo, giusto per ricordarlo. Non me lo ricordo io. No, questo qua non è male. È abbastanza neutro come gusto, ve l'ho detto anche prima. È un gusto che non si fa sentire fortissimo, da quello che ricordo. Cassella delle lenzuola si gonfia un anno. Davvero. Salute. No. Non è male come gusto. È dolcino. Diciamo che è un po' neutro, nel senso che non è che riempia così tanto. No, non ha tantissima impronta, te l'ho detto. Questo non è male. Questo è il classico gusto, secondo me, che non stanca. Nel senso che dopo l'allenamento, comunque insomma, quando volete prendere proteine, probabilmente non è così forte da stancare. Io direi che questa, secondo me, è una bella impronta del per il mattino. Un pancake oppure una bella cosa con porridge. La vera, sì, un bel porridge. Sì, sì, sì. Ci starebbe. Non male. A questo, e mezzo. A questo gli do un 7 io. Non è male. Si era spenta questa telecamera, ma l'abbiamo riaccesa, per cui abbiamo dovuto fare un change con questa. Però tutto a posto, tutto siamo tornati posto. Online. Allora, siamo al cookies and cream. Proviamo a vedere com'è. Meno male che non abbiamo preso tanti frutti, anzi, praticamente solo il primo era. Meno male. Abbiamo già testato tutti i gusti più di merda che ci sono. Eravamo già assassini prima. Mamma mia. Sì, queste qua mi sa che mi erano avanzate dal raduno che avevo fatto l'ultima volta in Black Gym, che le avevo prese. E poi mi erano avanzate e le avevo portate a casa. Però non me le ricordo. Te le ricordi bene? No, un ricordo così. E adesso rimembrerai. Sono buone. Buone, cookies non mente mai, purtroppo. Sì, è quella vero. Roba lì non mente. È molto buono, è stra equilibrato, è una crema. Mix tra una crema pasticcera, secondo me, perché si sente un po' sì, quel dolcino della crema pasticcera, e appunto cookies, per cui il biscotto in generale. È appaga di brutto, assolutamente sì. Un bel 8. 8 sì, anch'io. Sì. Non male. È diventato tipo il tavolo di Breaking Bad questo qua. Prima... veramente. Ultima chicca che abbiamo qua come sample, che non sono proteine in realtà, ma è un protein hot mocha, ovvero un caffè proteico istantaneo, che però sarebbe da servire nell'acqua calda, sì. Ma noi siamo grezzi, ah, sì, facciamo nell'acqua calda. Eh sì, perché questo si fa proprio un caffè proteico. Questo è molto particolare. Ho questo sample da una vita perché me l'avevano dato con tipo il pacco di Pasqua che avevo comprato, però ti giuro che non ho mai provato il caffè proteico. Tutto bene, è arrivato il tuo momento. Ah. Una, solo a piccolo. Voi non lo potete vedere dalla telecamera, ma ecco, c'ha qui la polverina sul naso. Ma davvero? Non ci voglio credere. Questo qua in realtà andrebbe bevuto caldo, per cui io non so come verrà, magari è veramente una spazzatura così. Ed è anche stradenso, sì, proprio sì, perché sì, secondo sì, me sì, è sì, un sì. Composto di roba, cioè non sono solo proteine. Aspetta, non si è sciolto un c***o. Cioè non si è sciolto niente, mi stavo bevendo la polvere. Proviamo, salute. Vai. Mamma mia, allora io non amo il cappuccio. Dai, davvero? Veramente io nel cappuccio ci metto sempre il dolcificante. Quando c'è. Questo non è amaro, quindi mi fa venire. A me piace davvero, infatti la mia faccia è stata subito positiva, perché è un gusto molto forte, proprio perché è un caffè, cioè da bere calda, è un complesso di caffè, cacao e dolcificante, anche se magari a Marcone piace proprio più dolce. Ma però non è male, devo ammettere che non è male, a me piace tantissimo, cioè io ve lo consiglio, magari prendete tipo due sample, esatto. Li provate, vedete se vi piace, proprio perché comunque può non piacervi, e poi eventualmente... Diciamo che a primo impatto chi non è abituato a un gusto del caffè proprio forte... Può non piacere, ma dopo a lungo andare secondo me piace. Sì, 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 sì. Un bel 7 se lo merita. Un bel 8 per me. Un bel 7 e 8 se lo merita. Yes! Ah, buona, direi che abbiamo finito. C'ho la pancia del piccolo chi. Sì, in effetti anche io mi sento veramente strapieno. Oh. Basta, direi che abbiamo concluso. Noi stasera sicuramente faremo tanti bei... Fat bomb. Fat bomb. Spero vi sia piaciuto questo video e vi abbia dato una panoramica generale su quali gusti acquistare e non acquistare, perché mi raccomando, usate sempre la testa, davvero. Esatto. Grazie a tutti per aver guardato questo video, spero vi sia piaciuto, mettete un like, c'è il canale di Marconi sempre in descrizione e noi ci vediamo in un profiterol. In un profiterol.